Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Guardate cosa ho alle mie spalle. Centinaia, migliaia di piante di timo. Stiamo parlando di piante aromatiche, lo stiamo facendo insieme a Marco Gramaglia, che è qui alle mie spalle, eccolo qui. E visto che stavo parlando appunto di timo, Marco mi dice: guarda che se dovessimo parlare bene di timo stiamo qui una settimana, perché solo quelli che vedi qui sono tutti delle varietà di timo, giusto? Sono varietà e specie diverse. Il genere timo è piuttosto complesso, come tanti altri generi nel mondo vegetale. Tenete presente che la collezione varietale per quanto riguarda il timo, la nostra collezione è di un certo livello, sono circa una cinquantina di varietà diverse e soprattutto tutte con un impiego principalmente culinario, anche se dobbiamo ricordare che buona parte delle piante che noi utilizziamo in cucina hanno una valenza anche dal punto di vista medicinale. Il timo, oltre a essere utilizzato negli arrosti, può essere anche utilizzato per far passare il raffreddore. Ah. Quindi è un aspetto diverso di una stessa pianta. Però nel mondo delle piante aromatiche abbiamo questa strana differenza, che è più dal loro impiego specifico. Quindi dipende da che cosa utilizziamo, da che cosa ci interessa utilizzare di questa pianta. Sì, perché infatti la domanda che avrei fatto io a Marco è proprio questa: dico, ma posso capire nel peperoncino tutte queste varietà? E perché uno cerca anche un grado di piccantezza diversa nel cibo, ma nel timo 50 specie in questo momento qui, scusa, 50 varietà in questo momento qui avete qui, ma la mia domanda è: ma perché mai io dovrei andare a cambiare una varietà, piuttosto, perché dovrei acquistare un tipo piuttosto che un altro? Dipende dall'utilizzo che io ne voglio fare. Ad esempio, nel timo va ricordato, ad esempio, che la specie Citriodorus, che sono le specie che sanno di limone, hanno un impiego culinario completamente diverso, perché vengono utilizzati principalmente sul pesce. Invece il Vulgaris o il Serpillo ha un utilizzo più sulle carni. Quindi poi anche l'impiego. Il Citriodorus, come dice il termine tecnico appunto della specie, che sa di limone, sa di agrumi, ha questo impiego particolare. Lo troviamo in altre piante, un profumo che ricorda un vegetale completamente diverso, cioè non ha nulla a che vedere con limone, ovviamente dal punto di vista strettamente botanico e agronomico, ricorda solo il profumo dei limoni e degli agrumi in generale. Perfetto, quindi la risposta è a secondo dell'utilizzo. E se l'utilizzo invece in questo caso arriva qui Alessandro nel vostro vivaio e dice: io voglio l'utilizzo per me del timo, voglio che sia una pianta non tanto per il discorso dell'impiego in cucina, ma che sia una pianta bella a livello ornamentale, che tipo di timo ovviamente anche in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere, dipende appunto dal tipo di figura che io voglio avere da questa pianta. Dalle dimensioni possono essere, per quanto riguarda il genere timo, l'altezza è diversa, perché partiamo dagli 70-80 cm a pieno sviluppo, scendiamo fino a raso terra. Ci sono dei timi che vengono utilizzati come coprisuolo e quindi strisciano letteralmente sul terreno e lo coprono. Ah, tipo tappezzanti. È un tappezzante vero e proprio. Possiamo anche vederne qualcuno. Vediamone qualcuno, così, tanto per chiudere questo video. Portamento, in questo caso. Eccolo qua. Questo è un tappezzante che si può usare in un rocciato della situazione, esatto, per evitare le erbacce. Vedete, ecco, che corre letteralmente sul terreno, dove tocca fa la sua radice e copre letteralmente. E questo invece, per dire, in cucina non viene utilizzato? Potrebbe essere questo utilizzato un pochettino meno, perché è meno profumato. Ok, quindi proprio come alcune caratteristiche vengono accentuate in alcune varietà, altre meno. Quindi questo come caratteristica è più il suo portamento. Questo, fra le altre cose, è un bellissimo fiore bianco, non a questa stagione perché oramai è già sfiorito. Qui abbiamo solo più quello che rimane della fioritura, ma sono piccolissime parti del fiore. Una parte di fiore che ci regala
però il suo impiego principale è dal punto di vista estetico. Bene, allora Marco ci ha sicuramente risposto ampiamente, e la risposta che mi ha dato soprattutto a me è quella che quando si entra in questo mondo bisogna, secondo me, affidarsi a un vero esperto, perché sennò si rischia di comprare anche una pianta che non fa il caso nostro, perché magari appunto io cerco un qualcosa di estetico e vado magari a comprare una pianta che invece, cioè, se non ho il consiglio di un esperto è difficile. Come in tutte le cose, quando uno ha dei dubbi deve porre delle domande e appoggiarsi a qualcuno, oppure dove acquista questa pianta. Ovviamente è un dovere di chi vende una pianta dare delle risposte, è un diritto di chi acquista fare certo, delle domande, certo. Però è un dovere da parte di chi vende. E qui apriamo un macro argomento che non è, diciamo così, in questo momento così il specifico. Momento di affrontare. Alessandro, Marco Gramaglia e il team che vedete qui alle mie spalle vi salutano, vi invitano sempre a mettere un bel pollice all'insù se questo video vi è piaciuto. Ciao e alla prossima.